Salve a tutti, in questo video vedremo una partita giocata al quarto turno del torneo dei candidati che si sta svolgendo attualmente in Russia tra il probabile favorito del torneo, Levon Anonian, che è anche il giocatore con più alto rating del torneo, e un Peter Svidler in grande forma che sta condividendo le prime posizioni del torneo con Kramnik e Anand. Vediamo quindi cosa hanno combinato sulla scacchiera. In questa partita Aronian gioca con il bianco e Svidler con il nero. La partita si apre con una mossa d4 da parte di Aronian e si entra subito in una partita indiana, a cui segue la comune c4. Il bianco quindi comincia a controllare pesantemente il centro con i pedoni. Svider gioca G6, quindi apertura stile ipermoderno, fianchetterà l'alfiere e cercherà di controllare il centro dalla distanza. Cavallo C3, mossa tipica, e qui Svider sceglie di entrare in un'apertura che gli è molto cara, la difesa Grunfeld. Gioca D5. Ok, butta subito un pedone al centro il nero in questo modo. Il bianco lo può catturare e sembra una mossa ottimale. Difatti è proprio la variante principale qui. Qui viene però un attimo ritardata da Aronian, che probabilmente sapeva che Svidler preferiva questo tipo di difesa. Qui Aronian gioca cavallo F3 cercando di ritardare un pochino la cattura. Ovviamente se nello cattura si rientra in una specie di gambetto di donna accettato, il bianco sta insomma sta tranquillo lo stesso. Ok, alfiere G7, Svider continua col suo piano, aspetta solo il momento in cui il bianco cattura il pedone e questo viene catturato adesso. Ora, ovviamente non può ricatturare di donna, nero perché c'è il cavallo, dovrà ricatturare di cavallo e il problema di una posizione di questo tipo è che il bianco guadagna un fortissimo centro. Difatti può giocare E4. A questo punto, nella variante principale, piuttosto che ritirare il cavallo, che poi potrebbe essere soggetto a ulteriori attacchi, ad esempio spinte di pedone o simili, viene direttamente cambiato col cavallo bianco. E ora il gioco del nero sarà quello di cercare di distruggere il punto D4 con spinte tipo C5 e eventualmente anche attaccando di cavallo se necessario e possibile. Ok, viene quindi appunto giocata C5, sempre variante principale della difesa Grunfeld. Torre B1. Ok, mossa che attiva la torre su una colonna semiaperta, quindi buono dal punto di vista strategico. Inoltre toglie la torre da questo attacco alla GX dell'alfiere Camposcuro. Per il momento, anche se il nero cambia, non ci sono grandi problemi. Il bianco può ricatturare di pedone e mantiene comunque un forte centro. Arrocco corto. E alfiere E2, bianco si prepara a roccare a sua volta. A questo punto, sempre in una delle varianti principali della Grunfeld, il nero cambia il pedone centrale che viene ripreso con il pedone C, di modo ora il bianco ottiene questo forte centro di pedoni, però lo scopo di questa manovra è poi giocare donna A5. Se vedete, il nero attacca re e pedone A2, quindi sembra che il nero riesca a guadagnare materiale. Difatti, ad esempio, qui il bianco potrebbe giocare donna D2 e quindi in qualche modo parare entrambe le minacce, però diciamo questa variante col cambio di donne dato al nero non è molto giocata. Anche perché magari il bianco perde parte del proprio attacco. Pur di mantenere la propria donna, qui di solito come fa Aronian, il bianco gioca alfiere D2. Permette quindi al nero di catturare in A2, però ora questa donna è veramente fuori posizione. Il bianco guadagnerà un fracasso di tempi attaccandola in vari modi. Cominciando innanzitutto dall'arrocco, mette il re al sicuro. E qui nero risolve uno dei primi problemi che ha, gioca B6. Difatti, il pedone B7 era sotto l'attacco di autore, quindi forzava l'alfiere Campochiaro a rimanere in difesa per il momento. Giocandolo in B6 si prendono due piccioni con una fava, si risolve il problema del pedone, inoltre si permette un'eventuale
affiancamento dell'alfiere campo chiaro che andrebbe a attaccare il pedone 4. Un'altra opzione un po' più comune invece è viceversa alfiere G4, disinteressandosi di questo pedone, eventualmente andando a rimuovere il cavallo per poi attaccare in forze il punto D4. Comunque, dopo B6, sempre seguendo la variante più giocata, a questo punto donna C1. Anche la donna si attiva, eventualmente favorendo anche uno sviluppo della torre in B2 per attaccare la donna bianca o anche manovre di questo tipo con l'alfiere. Per cui alfiere B7, nero mette l'alfiere in fianchetto come previsto e per l'appunto alfiere C4. Il bianco attacca la donna e il pedone debole F7, cui donna A4. E per l'appunto il nero sta iniziando a perdere i tempi che abbiamo detto per mettere al riparo la donna. Bianco insiste con alfiere b5. Nuovamente la donna nera non può trovare case di rifugio in difesa perché gli alfieri del bianco stanno parandole la strada. Quindi è costretta a rientrare in a2. Ed ecco che il bianco gioca a torre 1, finalmente protegge il pedone 4 e sviluppa la torre. Ok, ora ovviamente il bianco è in netto vantaggio di sviluppo e questa è compensazione per il pedone che ha ceduto in a2. Però deve ritrovare un modo il nero per riuscire a svilupparsi, altrimenti questo pedone che ha in più ben presto sarà inutile perché il bianco col vantaggio che ha di sviluppo riesce a vincere. Quindi viene giocata torre c8 e il nero guadagna un tempo sulla donna bianca. Il bianco deve evitare cambio di donne perché ciò favorirebbe, questi due pedoni che sono passati e che diventerebbero molto più pericolosi man mano che il materiale sciama. Quindi mette in salvo la donna in D1. Ed ecco che il nero tenta nuovamente di cambiare donne con donna C2. Tra l'altro, in questo modo rinnova eventuali minacce sul pedone e4. Bianco ovviamente non cambia, gioca la donna in difesa del pedone, eventualmente attivabile su questa diagonale a lungo termine. Cavallo c6. Nero finalmente sembra esserci veramente cominciato a sviluppare e a questo punto ha due attacchi su questo pedone d4, ma vediamo il bianco come riesce a cavarsela. Aronian qui gioca alfiere d3, quindi ancora non difende il pedone d, ma va per prima cosa ad attaccare la donna nera, che è un'altra volta costretta a ritirarsi. Lo fa nuovamente in a2. Qui segue alfiere c4, sempre attaccando la donna nera, ed ora donna a4. Alfiere b3. Ok, a questo punto il bianco cambia un po' le carte in tavola, sembrava quasi Aronian volesse pattare per ripetizione di mosse, continuando ad attaccare la donna, stavolta però la attacca da b3 mantenendosi su questa pericolosa diagonale. E qui Swidler gioca donna a3. In realtà forse una mossa migliore era continuare a provare il cambio di donne giocandola in a6, perché vediamo cosa succede dopo donna a3. Viene lasciata la possibilità al bianco di giocare probabilmente la mossa più interessante della partita. Difatti, a questo punto il bianco deve decidere cosa fare, perché effettivamente il nero, se continua così, riesce a finire lo sviluppo, può già subito attaccare questo pedone. Può darsi che il bianco poi se ne esca in svantaggio. Quindi decide di dare il tutto per tutto e gioca alfiere per F7. Un altro sacrificio. Ha già un pedone di svantaggio, ora dà via un alfiere per un altro pedone. Quindi si può praticamente dire che Aronian è un pezzo pieno in svantaggio. Il compenso però per questo sacrificio c'è e come. Difatti il re nero, abbiamo detto,
rimane esposto al centro. Inoltre, il bianco può iniziare una combinazione tattica a questo punto, che è facilitata dal fatto che le case chiare del nero sono veramente pessime. Infatti, l'alfiere campo chiaro è completamente chiuso dai propri pezzi a questo punto. E si inizia con scacco di donna in C4. Ok, a questo punto svide il para di pedone. Non ci sono mosse migliori perché se il nero sposta il re, cioè ad esempio re F8, segue cavallo G5 con minaccia di matto, la donna bianca entra prepotentemente, è un vero problema. Alternativamente, anche andando con il re in E8, cioè comunque donna G8 scacco, se il nero non vuol perdere l'alfiere deve mettere in F8. Dopodiché l'attacco del bianco continua con D5, ora questo cavallo costretto a ritirarsi in difesa e insomma l'attacco del bianco invece continua. Per questo quindi Svidra ha giocato la mossa migliore di difesa a questo punto, dopo donna G4 ha interposto il pedone a parare lo scacco. Qui però segue comunque l'attacco del bianco. Cavallo G5, ora comunque il pedone cade, tra l'altro è scacco, quindi il nero deve riporre il re al sicuro, lo fa in E8. A questo punto non è bene catturare di donna, perché comunque il nero può rientrare con la propria minaccia cambio, riesce a difendersi in qualche modo. Meglio catturare di cavallo. Questa mossa, tra l'altro, attacca sia l'alfiere campo scuro che difende ancora il pedone D4, che è sempre sotto il tiro dei pezzi del nero. Qui ovviamente ora il pezzo non può essere preso perché è difeso sufficientemente dal bianco, quindi il nero rientra in difesa con la donna, donna E7. E qui la scelta di Aronne, nonostante a questo punto gli convenga mantenere i pezzi in attacco, è quella di cambiare il cavallo per l'alfiere camposcuro. Una mossa molto intelligente, perché a questo punto, oltre a perdere il controllo delle case chiare, il nero avrà problemi a gestire anche le case scure. Donna per G7, infatti, per mantenere il vantaggio materiale, e qui segue alfiere C3, con eventuali minacce di spinta e attacchi di scoperta sulla donna. Questi pedoni, prima o poi, se il bianco riesce a farli marciare, hanno una sua strada libera davanti. Il re da solo potrà ben poco contro tutti gli altri pezzi del bianco. Quindi per prima cosa cavallo D8, il cavallo viene riposizionato in una posizione difensiva. Qui viene quindi aperta la linea di attacco della torre sulla donna. E a prima vista questa mossa sembra buona, però forse un po' troppo passiva. Comunque il bianco gioca donna B3, mantenendo la difesa sull'alfiere. Non c'era per l'appunto possibilità di dare scacco in E6 proprio per via di questo cavallo, e a questo punto il nero comincia a sviluppare pezzi, torre C7, che potrà avere sia funzioni difensive che funzioni offensive anche dopo aver raddoppiato con l'altra. Questa mossa però si rivela non proprio efficace. Qui il nero infatti aveva la possibilità di rendere parte del materiale di vantaggio per sistemare il problema dei pedoni centrali del bianco. Difatti, qui poteva addirittura essere giocata un sacrificio di qualità con torre per C3, donna per torre, dopodiché il bianco riusciva a far fuori almeno questo pedone perché segue cavallo E6. Il pedone inchiodato non può essere spinto perché c'è dietro la donna, difeso solo dalla donna. Il bianco può accumulare soltanto un altro difensore e dopo torre D8 questo pedone è abbastanza destinato a cadere. Ok, quindi torre C7 e a questo punto ovviamente il pedone non può essere spinto ora perché c'è sia donna che torre sull'alfiere, quindi per prima cosa il bianco gioca l'alfiere in A1. Mossa un po' strana ma che permette il mantenimento di questa linea d'attacco. L'alfiere ora è al sicuro e difeso dalla torre, anzi da 2. E ora effettivamente il bianco comincia a minacciare le spinte dei pedoni e quando i pedoni arrivano a un quinto o in sesta, essendo passati e sostenuti a vicenda, possono essere davvero dei problemi seri.
Quindi comunque il nero gioca torre a c8 continuando la propria manovra. Ora la colonna sci è, possiamo dirlo tranquillamente, del nero. E per ora il bianco spinge d5. Ok, viene chiusa la linea dell'alfiere attaccata alla donna nera che quindi si dovrà muovere e possibilmente in difesa, per questo viene portata in d7. Ancora però il nero ha qualche difficoltà a fermare questi pedoni. Difatti, il bianco può giocare donna b2, minacciando di entrare di prepotenza sull'ala di re. Quindi donna e7, difende da eventuali scacchi in h8, potendo frapporre la donna, e torre bd1. Ok, ora è abbastanza chiaro che il bianco, con le torri dietro i pedoni pronti per essere spinti, ha un attacco formidabile. Tra l'altro ora c'è subito la minaccia di pedone d6 che prenderebbe in forchetta torre e donna. Per questo motivo cavallo f7 va a bloccare questa iniziativa. Probabilmente però era meglio una cosa più attiva, mossa come torre c2 che va a attaccare la donna, porta una torre in seconda traversa e potrebbe creare dei problemi al bianco. Ora sì, c'è questa spinta, ma almeno non c'è più l'attacco doppio, quindi il nero sta abbastanza tranquillo. Ok, dopo cavallo f7 il problema che ha il nero qui è che e questa mossa non ferma l'altro pedone. E difatti viene spinto in e5, rinnovando nuovamente la minaccia del doppio. A questo punto Svid si accorge della precedente possibilità e gioca torre c2. Nuovamente con la solita idea di evitarsi almeno il doppio in d6. Qui il bianco gioca la donna in b5. E attacca quindi il re nero. A questo punto, ad esempio, viene giocata donna d7 cercando il cambio. Questa mossa in realtà rende materiale al bianco. Probabilmente era meglio re f8. Dopodiché, anche se il bianco prova a spingere il pedone, ad esempio e6, il nero può giocare cavallo d6. Questo cavallo diventa un ottimo stoppatore per i pedoni bianchi. Alternativamente, anche spingendo l'altro pedone, c'è addirittura il nero che può prendere l'iniziativa con donna h4, attaccando in forza il punto f2. Qui il bianco dovrebbe rientrare in difesa. Diciamo, probabilmente sta meglio il nero in questa posizione. Ok, però vediamo donna d7. È abbastanza facile intuire che qui il bianco può cambiare le donne, perché il nero è forzato a prendere di re e si finisce in questo problemino con questo doppio con e6. Di per sé questo potrebbe non essere un problema perché il nero comunque ora ha risolto i propri problemi di sviluppo, quindi in un modo o nell'altro potrebbe dire la propria. Anche perché ora questo pedone rimane isolato in qualche modo e probabilmente potrebbe anche cadere. Il problema qui però è che il nero non può giocare torre 7 cercando di recuperare subito il pedone che cattura il cavallo, perché dopo questa presa re per pedone segue d6 con minaccia abbastanza ovvia di torre 7 che catturerebbe l'alfiere nero dando scacco contemporaneamente al re. Difatti, in caso di torre d8 che impedisce ulteriori avanzate del pedone, segue proprio questa, quindi bianco vince. Alternativamente, se il nero porta in salvo l'alfiere con alfiere c6, che tra l'altro potrebbe interrompere l'avanzata del pedone, segue comunque torre e7 scacco, il re si sposta e ora il bianco comincia a mangiare pedoni, minaccia questa infilata, insomma, il nero sta male anche in questa variante. Ok, quindi Svidrer non può inseguire il pedone, deve giocare re d6, almeno ha abbastanza presa su quest'altro di pedone. Vediamo però cosa succede. Pedone per f7 e ora ci sono possibilità di giocare torre 8 e crearsi un ponte per il proprio pedone che potrebbe promuovere a donna. Quindi torre f8, il nero blocca subito il pedone, sembra comunque che dopo tutta questa combinazione alla fine
il nero riuscirà a ricatturare un pedone, ma non è proprio così, perché avendo il re in D6, ora Arona gioca torre E6, scacco. Vediamo che il re è forzato a retrocedere, ovviamente non è bene portarlo in attacco perché qui il bianco va a star benissimo. C'è torre E7 che difende il pedone, attacca l'alfiere e con il re così esposto il nero sicuramente andrà poco lontano. Quindi re D7 e ora dopo torre F6 il nero si accorge di essere veramente nei guai, perché ora il bianco è riuscito a difendere questo pedone, quindi si trova tecnicamente con un pedone di vantaggio e tra l'altro due pedoni, anche se non sono uniti, però sono molto avanzati e promettono burrasca se riescono ad arrivare verso la promozione. Ok, qui il nero potrebbe ancora sperare di ricatturare questo pedone spostando il re in E7, ma dopo torre 1 il re è costretto a allontanarsi e alfiere E5 il bianco continua la sua manovra d'attacco. Quindi per impedire questa variante, torre 2, almeno il nero si crea una casa pulita per il proprio re. Però F4, quello che fa il bianco con questa mossa, anche se sembra indebolirsi le difese del proprio re, in realtà è crearsi una casa d'appoggio per l'alfiere, che come visto prima può andare in E5 e aiutare l'attacco del bianco. Quindi la torre E7, la torre torna indietro prima che il bianco la possa chiudere fuori con l'alfiere, e perlomeno sembra che ora finalmente il nero potrà alla fine riconquistarsi il suo pedone e tornare in parità materiale. Tuttavia, questo è un pedone doppiato, non è che sia un grande problema comunque per il bianco. Alfiere E5, nero riprende il pedone, ma ora c'è un'altra debolezza. Avendo l'alfiere in E5, il bianco può attaccare con torre D6 scacco. Qui il nero si sposta verso l'ala di re e segue torre 1 con minaccia di scoperte. Se il re veniva posto sulla colonna C, addirittura era ancora peggio, perché dopo torre C1, qui o il nero sacrifica materiale, potrebbe ad esempio far interferire una torre, ma dopo torre per C7 il re si trova in una posizione dove prende qualsiasi scacco di scoperta, va bene, e il bianco poi guadagna materiale. Alternativamente, anche se il re qui si sposta in B8, c'è addirittura matto subito. Ok, quindi dopo torre D6 il re viene portato in E8 e si comincia a intuire che questo pedone potrebbe avere vita facile se il nero non sta attento. Difatti, torre 1, c'è comunque minaccia di questo scacco di scoperta, quindi il nero deve parare. Se il nero avesse fatto viceversa una mossa qualsiasi come A5, sarebbe seguito cavallo F6 scacco e qui unica frapporre la torre, poi prende matto. Quindi torre E7 a bloccare questa iniziativa, inoltre il nero sta minacciando di catturare in F4 perché l'alfiere è inchiodato sulla torre. Per ovviare a questo problema, Aronian sposta la torre in C1, anche se poteva andare benissimo anche giocare G3 per difendere il pedone. Comunque, dopo torre C1, ora il bianco minaccia nuove iniziative sulla colonna C, che un tempo era di pertinenza del nero, ma ormai con tutte le torri in difesa può andare da pochissime parti. Quindi vediamo che nonostante il materiale sia pari, il nero è completamente in difesa mentre il bianco sta attaccando alla grande. Ok. Sfida il giocatore FF7 per ottenere un massimo controllo sulla settima traversa, quindi bloccare qualsiasi avanzata di pedone su queste case. Vediamo che ora l'alfiere B7 sta cominciando ad avere una funzione importantissima nell'evitare l'entrata della torre in C8. Comunque, Arionian gioca alfiere F6 andando ad attaccare questa torre.
e costringe il nero in una posizione non proprio invidiabile. Difatti, dopo torre d7, vediamo che le torri bloccano tutte le vie di fuga del re nero, e ora il bianco, senza la presenza di questo alfiere, potrebbe minacciare direttamente matto. Quindi, innanzitutto torre 6 scacco, forza ancor più il re nero sul lato di re, lasciando quindi eventuali spirali per future spinte. E qui il bianco gioca d6. Mossa ottima. Sembra che questa torre sia un po' sovraccarica e non riesca a difendere tutto. Difatti sarebbe ottimale per il nero giocare alfiere d5, ma come abbiamo detto segue il matto a breve. Per cui Svidra gioca re g8. Vuole lasciare spazio eventualmente alla torre per coprire questa traversa e eventualmente far entrare il re a infastidire torre e alfiere. Però qui Aronian gioca h4, ancora non si deve preoccupare di questa eventualità, comincia a spingere i pedoni e difatti torre f8. L'idea è quella a questo punto di poter giocare sia alfiere d5 che re f7. Però forse una mossa migliore poteva essere a5, cercando subito un controgioco che potrebbe aver distratto le truppe del bianco dall'attacco. Ok, viene quindi giocata torre f8, ora il bianco deve parare queste minacce. Comunque lo può fare agevolmente con alfiere g5. Difatti ora non c'è più questo attacco doppio del re, e se il nero gioca alfiere d5, segue torre e7 con evidenti problemi per il nero. Se qui avviene il cambio di torre, segue alfiere per e7 e ora questo pedone comincia a essere difficilissimo da fermare. Alternativamente, se venisse preso questo pedone, seguirebbe semplicemente alfiere H6, minaccia la torre, minaccia questo scacco, il re nero è veramente nei guai a questo punto. Ok, quindi dopo alfiere G5 segue re F7, effettivamente minaccia questa torre e Aronian però la può difendere con torre 1. A questo punto l'ingresso in settima sembra quasi garantito, però c'è da stare attenti perché in certi casi il bianco può riuscire a fermare il pedone. Difatti, dopo alfiere c6, questo alfiere è pronto per porsi su queste case e fermare il pedone. Qui già Aronian avrebbe potuto eventualmente giocare torre e7, però preferisce prima far avanzare il pedone in h5. E questo creerà un'altra debolezza per il nero. Difatti, ora c'è questa minaccia di cambio. Ovviamente cambiare il pedone non sembra a prima vista un'ottima mossa perché creerebbe questi due pedoni impedonati praticamente inutili, completamente inutili al nero. Quindi Svidrer decide di spingere in A5 cercando di creare un controgioco, ma a questo punto è decisamente troppo tardi. Difatti, torre 7 scacco. Qui se la torre venisse presa, seguirebbe torre per E7, sempre scacco. Il re si deve spostare. E qui torre c7 che leva di mezzo questo alfiere. Ora è minacciato, supponiamo venga spostato in a4, il pedone praticamente diventa quasi impossibile da fermare, specie dopo la spinta in h6 che impedisce al nero di spingere in h6 per infastidire l'alfiere. Quindi questa torre in e7 non viene presa, ma il nero gioca re g8, ovviamente altra unica alternativa. E ora Aronian si crea un'altra debolezza da attaccare. Quindi h per g6, il pedone viene ripreso e ora torre 1 e 6, viene attaccato questo pedone e è praticamente impossibile da difendere. Difatti, torre f7, creando un eventuale controgioco su questa stessa torre, c'è comunque torre per g6 scacco, re h7, torre h6 scacco, re g7. E ora sembra quasi che il nero abbia riottenuto una posizione solida, ma torre e6.
Il bianco salva entrambe le torri, mantiene questo pedone fortissimo e c'è una serie di minacce. Ad esempio, subito c'è torre e G6 scacco, rafforzato in F8 e poi torre H8 matto. Quindi per fronteggiare questa minaccia, Svidrer avrebbe dovuto giocare probabilmente torre F8. Comunque ne ha avute abbastanza e qui ha abbandonato. Vediamo comunque cosa sarebbe successo dopo torre F8. Comunque torre e G6 scacco, rafforzato in F7 e ora F5. La minaccia ora è giocare prima torre H7 scacco, che forza il re in E8 e poi torre E6 matto. Quindi per bloccare questa iniziativa alfiere D5 e qui addirittura il bianco si può permettere di sacrificare la qualità. Ora questo non è un vero e proprio sacrificio perché se l'alfiere prende c'è pedone per alfiere, poi il bianco ricattura subito il materiale con gli interessi e con un pezzo di vantaggio qui il bianco vince facilmente. Comunque in ogni caso la situazione del nero era veramente pessima. Bene, quindi grande prova di Arronian che si risolleva e ritorna tra le posizioni di testa. E insieme a Kramnik sono i più diretti inseguitori del leader Anand che ha pattato questo quarto turno. Patte anche per Kramnik, quindi Svidrer viene rimpiazzato da Arronian al secondo posto. Dopodiché l'unico che festeggia è Mamejarov che con la vittoria di oggi su Andreikin riesce a risollevare un pochino la propria posizione di classifica. Ecco quindi la notazione di questa partita. Ci vediamo per i prossimi aggiornamenti. Ciao ciao.